Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dedicata al retro computing, in particolare al manuale del Turbo Pascal versione 3.0 della Borland, The Ultimate Pascal Development Environment. Con un bel PC XT. Questo era il manuale del Pascal più noto. Andava bene sia per il MS-DOS quanto per Z80, perché lo stesso linguaggio girava sia su MS-DOS che su CPM. Il Turbo Pascal, di questo ne ho già parlato parecchio. Cercherò di parlare, diciamo, di questo manuale in modo un po' diverso. Guarderemo rapidamente intanto la introduzione, è un file di 438 pagine, il link se vi interessa per scaricarlo lo trovate in descrizione. Introduzione, utilizzo del turbo sistema, la turbo casa. Capitolo 2, gli elementi basici del linguaggio, elementi standard scalari, utilizzo definito degli elementi del linguaggio. Programmi, il testo dei programmi e corpo dei programmi, perché tipico nel Pascal c'era una totale dicotomia tra la dichiarazione di variabili, tipi e quant'altro, costanti e quant'altro, procedure e quant'altro, e poi dopo c'era la vera e propria programmazione del blocco delle programmazioni. Espressioni, istruzioni, subrange, tipi subrange e scalari, le stringhe, i vettori, i record, il tipo set, le costanti, il tipo file, e poi abbiamo i puntatori, procedure e funzioni, l'utilizzo dei file, diciamo passare oltre il sistema, overlay, forzare il sistema. Robe per merci e robe sistemi praticamente per il PC IBM. Questo, diciamo, girava su PC IBM, ha sempre avuto delle grafiche di merda, quindi il Turbo Pascal come multimedialità, poi ne parleremo rapidamente, ha sempre avuto poco a suo assolutamente nulla. Istruzioni per PC DOS e MS DOS, ovviamente perché il Turbo Pascal funzionava su MS DOS, ma anche sul CPM. Infatti il capitolo 21 dà spazio al CPM 86, poi il capitolo 22 altro sia il CPM, altre versioni, Turbo BCD Pascal, Turbo AT e poi una serie di appendici, procedure, funzioni, appendici C, diciamo una completa directory di varie cose su messaggi di errore, stack, variabili, parametri delle variabili e quant'altro, appendice D, standard Pascal e Turbo Pascal varie differenti, poi altre appendici sul compilatore, messaggi di errore del compilatore, messaggi di input e output e quant'altro, tabella ASCII, appendice numeri, indice e quant'altro. Un manuale cospicuo 438 pagine. Per ricordare, questo non è un corso di Pascal, quindi se volete andare a ricordare cos'era, praticamente troverete in pratica il link in descrizione. Ecco, eccola qua, questa è la prima videata che ci si trovava davanti andando a caricare la turbocata. Volete l'inclusione dei messaggi di errore? E si diceva solitamente sì, altrimenti non ci si capiva un cazzo di cosa stava succedendo in caso di errori nella compilazione. E poi eccole qua, questo era praticamente quello che si mostrava a video, da notare che praticamente c'era 62.903 parole libere da poter utilizzare. Una parola, un byte, 62.903, dividete più o meno per 1024 e fa un pochino meno di 62K. Quindi considerate che i sistemi PC MS-DOS avevano 640K di RAM. Montateci sopra lo spazio del DOS e poi sopra il DOS ci si caricava il sistema del Pascal, e alla fine ci si trovava uno spazio libero di memoria per utilizzare i programmi di 62K, che era veramente pochino, veramente pochino.
sui sistemi home computer c'era ancora meno, diciamo, di parole disponibili, di spazio K disponibili. Però diciamo che su un sistema di 640K trovarsene solo 62, ecco, praticamente il 90% dell'ambiente andava a finire per il sistema operativo e per l'ambiente del Pascal. Solo un 10% della RAM del sistema poteva essere utilizzato in sostanza per in pratica l'utilizzo della programmazione, che era veramente poco, insomma, voglio dire. Già questo si commenta un po' da sé. Ora andiamo a vedere velocemente a pagina 59, perché ora io qui non ho intenzione di andare a parlare più di tanto del Pascal, ne ho discusso già molto, già i vari manuali, già commentato, già raffrontato, quindi qui faremo una discussione un po' en passant. Questi sono i tokens, sia le parole absolute and array begin case constitute down to else end, poi abbiamo external file folder for function goto inline if ia label e end, poi mil not overlay of or packet procedure program record repeat set. Poi abbiamo SHL, SA, SHL, SHR, string, poi type this to until var while with e xor. Questi erano praticamente in sostanza i comandi. Ora, cosa vi posso dire? Il Pascal a me è sempre stato sul cazzo come linguaggio. Se c'era da fare una print, c'era da scrivere writelin, aperta parentesi, apice, e poi quello che si doveva andare a scrivere, apice chiusa e poi chiusa parentesi. Ma perché si doveva mettere le parentesi? Ecco. E punto e virgola in fondo. Una sintassi veramente orrenda, oscena. Poi una cosa che mi ricordo a quell'età, che sgargiava direttamente tra la gente che aveva a casa un home computer, è che gli home computer di casa apparivano agli occhi degli adolescenti molto più potenti. Il linguaggio Basic appariva molto più potenti di quello che offriva in sostanza il Pascal, perché diciamo c'era la possibilità di fare gli sprite, c'era la possibilità di gestire audio e video, cosa che sul PC e M24, ecco, il sonoro, schede sonore non ce n'erano ancora, non c'era praticamente, la scheda video erano veramente oscene. E quindi come multimedialità i PC sono sempre stati veramente veramente schifosi. Hanno cominciato un po' a migliorare dopo l'arrivo del no di Windows 95, che le schede grafiche hanno cominciato praticamente a potenziarsi con accelerare con lo slot IGP e poi per i giochi e quant'altro. Ma se no, diciamo, prima del 95 le schede video per PC erano veramente schifose. Quindi gli utenti si chiedevano a quel tempo: ma perché il mio computerino di casa è più potente, ci posso fare più cose multimediali, mentre su questi troiai praticamente c'ha molto meno e sostanzialmente bisogna stare su questi bussoli? E effettivamente a mio avviso le considerazioni erano giuste, perché poi i programmi dell'epoca, delle paghe, dei conti correnti o del calcolo del 740, girano tutti su Basic. C'erano appunto il campo data, dove via via si dovevano aprire, si aprivano e si cambiavano le aliquote, il range degli intervalli della curva IRPEF, le varie percentuali di detraibilità, e quindi bastava andare a cambiare il campo data sotto Basic e ci si ritrovava in sostanza il programma aggiornato, e quindi si poteva riutilizzare nel tempo. Dunque, un'altra cosa che praticamente gli utenti del tempo pensavano è che obiettivamente per imparare a scrivere sulle macchine da scrivere, le macchine da scrivere avevano in sostanza quelle Olivetti, la tastiera italiana, quindi QZERTY con la M accanto alla L, mentre computer Olivetti e IBM e anche quasi tutti gli home computer, tranne gli Apple che erano localizzati con tastiera italiana,
C'avevano tutte delle QWERTY con il QW e RTY e la M accanto alla N, avvicino alla barra spaziatrice. Quindi, considerando all'epoca che già gli utenti degli home computer sapevano che c'erano i word processor, le macchine da scrivere erano in via di estinzione, quindi per imparare la dattilografia, obiettivamente più che fare esercizi su macchine da scrivere Olivetti, ancorché elettroniche, con tastiera italiana, bastava, diciamo, andare a utilizzare dei word processor su dei computer. Ecco, per andare a utilizzare dei word processor potevano bastare anche degli home computer. Certo, magari i Commodore 64 non è che ci avessero avuto molto spazio, ma comunque costavano già poco e qualche word processor in pratica ce l'avevano. Con una cassettina uno avrebbe comunque permesso di fare degli esercizi di dattilografia, prendendo praticamente in sostanza prendendoci mano, senza necessariamente andare a utilizzare macchine da scrivere Olivetti con tastiere italiane, dato che in pratica tutti i computer da ufficio, PC, IBM, avevano tutte tastiere praticamente americane QWERTY con la W, mentre le QWERTY, Q, Z, E, R, T, Y e la M accanto alla L, ce l'avevano solo praticamente le macchine da scrivere Olivetti italiane e lì un computer Apple che avevano una tastiera localizzata per l'Italia. Ecco, questa era un'altra considerazione che molti, diciamo, studenti adolescenti del tempo fecero, e obiettivamente erano pienamente ragione a mio avviso, così come che per fare, diciamo, esperimenti al computer, simulazioni di fisica, pendoli, gravi che cascano, balistica, costruire, diciamo, piccoli programmini che poi sarebbero tornati utili anche per costruire un semplicissimo videogioco con due postazioni semifisse, con un gioco a turni in cui ognuno si tirava una cannonata nei confronti dell'altra, poi nel turno successivo avrebbe potuto spostare la posizione, il cannone, e poi tirare una cannonata, e poteva essere divertente. Quindi c'era in sostanza da simulare la balistica dei colpi scambiati. Ecco, per questo, diciamo, si sarebbe potuto utilizzare un semplicissimo Basic e magari averci anche una grafica un po' più evoluta, un po' più bella, che gli home computer con i colori e anche l'audio lo permettevano, mentre in pratica il Pascal non avrebbe permesso niente. Quindi un linguaggio non utilizzato sul lavoro, nessun programma word processor, spreadsheet, database in Pascal fu mai costruito, i programmi per le paghe, il 730, o le detrazioni o sul conto corrente bancario con la scheda staffa, oppure su libretta e risparmio, utilizzavano tutti programmi in Basic che andavano in pratica aggiornati nel campo data, quindi niente a che vedere con l'utilizzo del Pascal. Quindi nessuna applicazione pratica di questo linguaggio. Non serviva nemmeno a motivare in pratica gli studenti a costruirsi in pratica ed autoprodursi per giocare, e prima programmare e poi giocare, e poi magari modificare o cambiare o ricostruire nuovi videogiochi, quindi diventare più produttori di software autonomo, ludico, divertente, perché questo, diciamo, era la massima aspirazione nello sfruttamento della macchina del tempo, e che quindi praticamente, invece che essere dei dipendenti dei videogiochi comprati alle edicole, con il Basic si sarebbe potuto anche andare a motivare, incuriosire di più gli studenti, andandoli, diciamo, a spingere a diventare piccoli produttori di videogiochi con cui avrebbero potuto giocare e divertirsi. Ecco, con tutto questo il Basic lo poteva fare, mentre sicuramente il Pascal no, perché una volta compilato non c'era poi più verso di andare a vedere o modificare il listato di un programma Pascal, che peraltro in sostanza, quando veniva compilato su macchine MS-DOS, poteva girare solo su macchine MS-DOS e non poteva girare su altri tipi di macchine, perché poi il compilatore produceva codice per 8086, 8088. E la stessa cosa avveniva per gli altri, in sostanza,
per gli altri computer. È vero che, diciamo, la stessa cosa valeva anche per il Basic, però dai listati si potevano inserire, però che chiaramente, diciamo, i vari listati di programma, da esempio per fare un porting da Commodore 64 a Apple 2, la parte delle istruzioni sonore oppure della grafica, ecco, se c'erano dovevano essere o tagliate, perché tante cose non c'erano su Apple 2, non c'era la possibilità di generare, di programmare il sonoro, e tantomeno, diciamo, gli sprite risultavano molto più lenti di quanto invece funzionassero o rullassero sotto Commodore 64. Comunque, diciamo, un porting si sarebbe potuto fare, a parte la parte della multimedialità e del sonoro, diciamo, poi la sintassi più o meno era estremamente simile. Però una volta capito quale, che cosa servivano eventuali tipi di comandi, si sarebbe potuto tentare di fare un porting. Tutte cose che sarebbero potute fare, ma con il Basic, mentre con appunto il Pascal niente di nulla, perché diciamo una volta compilato non c'era più verso di vedere il listato, e comunque le istruzioni grafiche del sonoro sul Pascal non c'erano, quindi anche qui non c'era verso di poter andare a motivare gli studenti del tempo che a casa c'avevano un computer per lo più 8 bit che erano ottimizzati con poca RAM e poca potenza di calcolo, perché all'epoca i computer valevano, diciamo, erano estremamente arretrati rispetto a quello che c'era oggi, quindi erano stati ingegnerizzati i primi home computer a 8 bit per poter funzionare con poca RAM sfruttando BASIC, che per lo più era in ROM, e in modo per risparmiare spazio di memoria. Se poi ci si andava a caricare ambienti pesanti come quello del Pascal, praticamente non funzionava nulla, oppure c'era pochissime parole libere per poter andare a creare dei programmi, perché poi dopo compilando si andava immediatamente in out of memory. Ecco, questo è un po' più o meno tutto. Questo, uno, spero di aver discusso un po' intorno a questo Turbo Pascal, ricordando un po' i pensieri del tempo degli adolescenti che se li scambiavano, e diciamo la criptica visione che non si è mai capita perché al Ministero dell'Istruzione italiano gli stavano sul culo tutti gli home computer a 8 bit e gli stava sul culo tutto il Basic, quando praticamente i programmi di gli applicativi per quanto riguarda il 730, la banca, i programmi di paga erano tutti, i libretti a risparmio erano tutti in sostanza in Basic, e sul Turbo Pascal non c'era un cazzo. Un ambiente veramente di merda, perché non serviva nemmeno allo studio della matematica, perché diciamo Turbo Pascal non ha nulla a che vedere con il bellissimo ambiente di matematica che poi successivamente fu sfornato per l'università, ma indubbiamente io spero che questo linguaggio di merda non lo studino alle superiori, non lo studino più e non perdano tempo su questo barattolo di merda, ma che vanno a studiare già direttamente l'ambiente di matematica. Ecco, se volete espandere un po' tutti questi miei pensieri, c'è un podcast molto più lungo su un confronto tra GV Basic contro Turbo Pascal contro matematica, che vi invito ad andarlo a consultare, e quindi troverete un po' espansi queste riflessioni e anche molto molto di più. Ok, per questa puntata è un po' tutto. Questo era un tributo che doveva essere fatto a questo manuale Turbo Pascal, perché indubbiamente era il manuale dei manuali di Turbo Pascal, tant'è che a video si riconosce un PC XT, e queste macchine erano nei laboratori degli istituti tecnici commerciali, perché queste erano macchine da ufficio, costavano un botto, ma per fare quello che c'era da fare qui, diciamo, si sarebbe potuto benissimo utilizzare dei Commodore 64 molto meno costosi per fare esercizi di dattilografia, per utilizzare piccoli word processor, per programmare in Basic, perché tanto poi in sostanza il codice per quanto riguarda i programmi delle paghe, dei conti correnti, delle detrazioni, conto corrente scalare oppure dei libretti a risparmio erano tutti in Basic, e quindi un eventuale secondo laboratorio con macchine da ufficio si apriva, sarebbe potuto aprire i vari programmi professionali in Basic, cambiarci le aliquote, cambiarci gli scaglioni, cambiarci i tassi di interesse, personalizzare un po' tutto, e con avendo la conoscenza praticamente del Pascal, tutte cose che la conoscenza del Basic, pardon, tutte cose che con il Pascal
non si sarebbero mai potute fare. E quindi in pratica, a mio avviso, fu una scelta veramente nefasta, nefasta il passaggio dall'abolizione del Basic per andare in sostanza a perdere tempo sul bidone di merda del Turbo Pascal, che non si capisce perché al Ministero dell'Istruzione nel lontanissimo 1987, ecco, gli stava sul cazzo tutti i computer 8 bit che erano già stati venduti: Sinclair ZX Spectrum, Commodore 16, Commodore 64, Apple 2 Plus, Apple 2e, Apple 2c, ma anche Amstrad CPC 464, per quanto fossero, diciamo, un po' pochi, oltre agli MSX. Un mistero che rimane un po' così aperto. Se volete commentare, lasciarmi commenti qui spiegandomi un po' il vostro punto di vista, mi fa piacere. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.